È argento nello snowboard cross misto, undicesima medaglia ai giochi, seconda nello snowboard e la seconda per Visintin dopo il bronzo nel cross maschile. Oro al team USA e bronzo al Canada. Sfiorata quella che sarebbe stata una clamorosa doppietta, l'altro team Italia composto da Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano chiude 4 gradi. Nella notte italiana è arrivata l'undicesima medaglia azzurra di Pechino, la seconda nello snowboard e la seconda per Visintin dopo il bronzo nel cross maschile. Nella finale è stata super battaglia tra la squadra azzurra ed il team americano. Nella frazione maschile Visintin ha ceduto di pochissimo a Baumgartner, dunque Michela Mojoli si è dovuta arrendere soltanto a Lindsay Jacobellis, al suo secondo oro in questi giochi. Terzo posto per il Canada, Elliot Grondin e Marietta Odine. Sfiorata quella che sarebbe stata una clamorosa doppietta, visto che nella finale per loro c'era anche l'altro team Italia composto da Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano, che hanno chiuso al quarto posto. Mojoli, ci tenevo a riscattarmi, l'individuale è andata come sappiamo e oggi ci tenevo veramente tanto a fare una medaglia con Omar, sono le parole di Michela Mojoli riportate dal sito della Federazione Italiana Sport Invernali. Visintin, ci avrei messo la firma per argento e bronzo, ne è sicuro il doppio campione olimpico, dopo la gara individuale sapevo che la prova a squadre sarebbe stata una grossa possibilità di medaglia, soprattutto con Michela che è in formissima, le sue parole riportate dal sito della FISI.